Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Eccoci amici di Radio Bruno all'interno dell'area stile dal Royal Hotel Sanremo. Elodie! Oh, ciao! Ciao! È molto bello qui, veramente. Visto. Grazie dell'invito, sei una regina, hai tutto questo spazio, questo divano enorme. Ma in realtà questo spazio è tutto dedicato a voi, per farvi sentire sempre più a casa quando ci venite a trovare. Ok, allora grazie. Come va? Nel senso che ieri si è rotto un po' il ghiaccio su quel palco che è importante. Ma, ci sono talmente tanti anni di storia dietro che già fare già le prove, guarda, la grande fortuna è riuscire a fare le prove, infatti, perché comunque già prendi un po' di dimestichezza con un posto importante, il palco più importante d'Italia. Quindi ieri me la sono goduta proprio, ho detto beh, voglio proprio cantare, raccontare una storia e farlo con tutte le energie possibili, tutte. Una canzone appunto, come dicevi tu, piena di energia, di grinta, di questo amore. Amore. Portami via, non mi lasciare qui. Ma in realtà non è non mi lasciare qui, è prenditi la responsabilità e decidi tu. Ah, quello è. Ecco, però insomma, portami su. Portami. Alla fine non ci riesci, vattene via. Ok? Sempre con grinta. Eh sì, perché sei delusa in realtà. È la delusione, quando sono delusa mi arrabbio in qualche modo, no? Cioè a quel punto poi il carattere di tirarlo fuori lì e dire ok, non vuoi, non mi vuoi, allora adesso dico no io. Però diciamo che comunque noi donne di oggi siamo così, non stiamo più a casa a piangere. Decidiamo subito, cambiamo pagina e andiamo. È giusto, meno male, no? Non sei contenta, è un grande risultato. Sì, grandissimo. Cosa hai pensato prima di calcare il palco? L'ultimo pensiero dietro le quinte? Quanto sono fortunata, adesso ho fatto così. Quanto sono fortunata, è quello. Lo stesso entusiasmo di quando ti avevano avvisato, sarai insomma nella rosa dei big? Beh, un po' meno, perché lì proprio il cuore. Un po' meno, ma non perché non fossi emozionata, entusiasta, però perché dovevo cantare dopo, quindi ho dovuto fare grandi respiri e concentrazione. Il messaggio più bello dopo che hai ricevuto dai fan, dalla tua famiglia, dalla tua cerchia di amici? No, sono stati tanti, e già il calore, sapere che tutti i miei amici facevano il tifo per me, sapere che comunque a casa ti vogliono bene, questa è la cosa che è bello, è tutti, cioè quando abbiamo, anche per te, quando fai bene una cosa e gli altri dicono ah, brava, cioè ti incoraggiano. Sì. Poi ci sono sempre quelle persone specifiche dai quali si attende quel giudizio, perché vuoi sapere veramente come sei andata. Quella della famiglia è sempre la più oggettiva, perché ti conosce da sempre e ti conosce veramente. E invece per quel che riguarda le cover, so che hai già fatto le prove, però raccontaci un po' di più. Ho fatto le prove oggi, è stata molto molto emozionante, spero di fare meglio. Io poi sono abbastanza critica nei miei confronti, quindi si dice giusto? Critica nei miei confronti si può dire? Il giudice è peggiore anche di se stesse, va bene? Brava, ecco. Abbiamo girato la ruota. Bravissima, mi ha dato una grandissima, perché ho detto una cosa, vabbè. Ero molto molto emozionata, però questo mi rende molto felice, perché significa che sono sempre umana, che comunque ricomincio sempre da zero e che cerco sempre di spronarmi e di migliorare. E quest'anno la gara è tosta, intensa. Comunque il primo scaglione l'abbiamo superato, perché si va appunto nella serata delle cover, dove ti esibirai, e poi c'è questo sabato là. Ma posso dirti una cosa, posso arrivare anche ultima, quindicesima, decima, l'importante è il messaggio, questo penso che sia per tutti, è fare bene, impegnarsi, essere carini col prossimo, modesti, darsi, cioè quelle sono le cose importanti. Presentare poi la propria canzone e il proprio progetto. Brava, quello, poi ovviamente poi la classifica esiste, però non è il fine ultimo. E dopo invece Sanremo che succede? Dopo Sanremo uscirà il mio disco il 17 febbraio, intitolato Tutta colpa mia. Sono molto orgogliosa, molto fiera, devo dirti, sono molto molto felice. Subito dopo farò gli in-store tour, che è la parte che preferisco. Perché io sono chiacchierona, sì, penso sì, un po' logorroica, chiacchierona. Quindi è il momento dove scambio, no, proprio degli sguardi, perché poi non c'è moltissimo tempo per parlare, però per capire chi spende del tempo, perché è la cosa più preziosa che abbiamo, per me,
e capire cosa posso dargli anche in quel poco tempo. Poi farò il mio primo live il 26 aprile all'Alcatraz di Milano. Insomma, una meraviglia. No, però è vero, hai ragione, il tempo che le persone dedicano a te, nel senso anche tantissime persone che si spostano da una città all'altra per vederti. Il tempo è prezioso, se una persona ti sta dando il suo tempo, devi... Io li ringrazio, ovvio, cioè senza non avrebbe senso neanche fare tutto questo, quindi cerco di essere più carina possibile. Prima di salutarci, torniamo indietro di 2 anni, saresti mai immaginata tutto questo? Ci speravi, era un sogno. Sì, ma è sempre stato un sogno da quando avevo 11 anni. Ma non pensavo, cioè i sogni sono spesso pensiamo che rimangono lì e invece certe volte si avverano. Va bene, vogliamo salutare tutti gli amici di Radio Bruno. Ok, saluto tutti gli amici di Radio Bruno. Un bacio, Elodie, ciao. Grazie mille ad Elodie, la gioia di tutti gli intervistatori. Grazie, grazie. Grazie a te, grazie. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.